Salve gente, un nuovo video. Abbiamo cominciato con lo scorso video il Conky Weather con l'API di Open Weather e One con l'API. Abbiamo visto in generale com'è strutturato il programma. Adesso andiamo a vedere nello specifico il file principale, cioè il file Python, come funziona e come prende i dati. Quindi lo vedete qui a video. Eccolo qui, l'abbiamo aperto, allargo un po'. Allora, all'inizio qui c'è sempre la solita importazione delle librerie che servono al programma. In questo caso dovete installare GeoPy. Quindi, visto che avete installato anche pip, date il comando da terminale pip spazio install spazio GeoPy. GeoPy scritto GeoPy. Poi qui ovviamente c'è l'inizializzazione di GeoPy. Questo qui è l'URL campione, infatti qui sotto dove c'è scritto URL, vedete, evidenziato, dovrete inserire tra gli apici il vostro link. Il vostro link sarà praticamente uguale a quello che vedete evidenziato qui sopra, link campione, con ovviamente l'inserimento dei vostri dati, dove qui dove avete scritto latitudine dovrete inserire la vostra latitudine. Qui dove avete scritto longitudine dovrete inserire la vostra longitudine. Qui dove avete scritto units, tra parentesi graffe, vedete scritto metric o Kelvin. Quindi voi, se siete anglosassoni, che ne so, inserirete Kelvin, praticamente eliminate tutte le parentesi, tutto quello che c'è scritto fra parentesi graffa e scrivete o Kelvin oppure metric. Poi qui dove c'è scritto app id, qui all'interno vedete ci sono le parentesi graffe, eliminate tutto quello che c'è dentro le parentesi graffe comprese, e scrivete la vostra chiave dell'API, che trovate ovviamente sul vostro profilo che avete creato nel sito di Open Weather. Qui ovviamente vabbè, richiede l'URL del sito. Questo qui è per prendere in automatico la home del vostro sistema, ovvero se la vostra home si chiama Pippo, qui prenderà appunto il nome Pippo. Qui settiamo delle variabili che adesso vediamo, sono le variabili al minuto, che sono 60. Sono 60 perché appunto questa API permette di avere l'aggiornamento per i prossimi 60 minuti. Poi c'è la variabile hourly, ovvero l'API permette di avere l'aggiornamento per le prossime 48 ore. Poi c'è la vdaily, l'API permette l'aggiornamento per i prossimi 8 giorni. Poi c'è una variabile vtext per inserire del testo quando non sono disponibili i dati. Una variabile temporary, una variabile group h, che sarebbe group hourly, e group d, che sarebbe group daily. Perché? Praticamente l'aggiornamento di una singola ora dà 19 parametri. Quindi un blocco è formato da 19 dati praticamente. Mentre per quanto riguarda il giornaliero, ogni giorno ha una sezione che riguarda un blocco di 28 dati. Poi c'è la variabile per gli errori. Questa l'ho settata perché mi è capitato che il sito di Open Weather mi sospendesse l'account per troppe richieste. Solo che troppe richieste non sono mai state fatte perché il programma è settato per fare una richiesta ogni 10 minuti, mentre l'API, se non ricordo male, supporta, mi sembra, 60 chiamate al minuto. Quindi nel caso dovesse succedere che l'account viene sospeso, ovviamente il sito, sempre in JSON, con i dati JSON, dà l'errore. La variabile prende l'errore e ve lo comunica a video quando praticamente aprite il vostro Conky. Se c'è un errore lo vedete, c'è scritto errore numero bla bla bla. Poi queste sono le. Qui inizia il programma a creare le variabili che servono per i dati che riceve dall'applicazione, dal sito. Quindi creerà queste variabili, latitudine, longitudine, tz è time zone e tz off è time zone, è la differenza di time zone. Per esempio, prendendo Greenwich, cioè lo 0 come punto di riferimento, l'Italia è a più 1, quindi avrà un time zone di 3600. Nel nostro caso, adesso che siamo in estate, è più 2 perché abbiamo messo avanti l'ora, e quindi il time zone sarà di 7200, quindi 3600 per ogni ora. Qui crea le variabili, gli array per il tempo corrente. Quindi questi qui che vedete sono tutti le informazioni che acquisisce per quanto riguarda il tempo corrente. E quindi ci sarà la variabile DT, qua acquisisce il sunrise, il sunset, la temperatura sentita, la pressione, l'umidità, il dew point,
l'UV-index, la nuvolosità, la visibilità, velocità del vento, la wind drag, cioè da che punto proviene il vento, nord, nord-est, sud-est, eccetera, le raffiche di vento, poi c'è la pioggia, rain 1, questo riguarda la probabilità di pioggia nella prossima ora, questa è invece la probabilità di neve nella prossima ora, questo è un ID per il weather, va bene. Poi il main, la descrizione principale del weather di oggi, la descrizione, la icona di oggi, l'ID 2 è un altro coso, il main, la descrizione, e questo praticamente con il numero 2 per quanto riguarda la seconda icona che o la seconda descrizione del tempo, che non è detto sia sempre presente. Poi questo qui crea gli array per i minuti, quindi prenderà per i prossimi 60 minuti tutti i dati, quindi il DT, che è il tempo in epoch time, e la precipitazione. Questo qui riguarda i dati delle ore, ovvero per le prossime 48 ore. Qui prenderà anche qui il tempo in epoch time, la temperatura sentita, la pressione, l'umidità, il dew point, l'UV index, la nuvolosità, la visibilità, la velocità del vento, sempre il grado del vento, la raffica di vento, e anche qui il tempo riferito all'ora, ovviamente qui ci sarà un ID, il main, la descrizione del tempo e l'icona. Poi c'è pop, che è la percentuale di precipitazione, e la rain oraria, la probabilità di rain oraria, la probabilità di neve oraria. Qui crea gli array per quanto riguarda i daily, ovvero per i prossimi 8 giorni, e anche qui prende la data, il tempo, insomma, il sunrise, il sunset, il moonrise, il moonset, prende la fase lunare. Ecco, queste tre io le ho messe, però non è detto che siano presenti, dipende se l'API vuole farvele vedere oppure no. In ogni caso sappiate che utilizza questo conch che ho fatto, utilizza anche il moon phases di Moon Giant, quindi le fasi lunari ce le avete già. Poi qui prende il giorno, il minuto, la temperatura minima, la temperatura massima, temperatura della notte, temperatura della sera, temperatura della mattina, temperatura sentita del giorno, temperatura della notte sentita, della sera sentita, della mattina sentita. Poi prende la pressione giornaliera, l'umidità, il dew point, wind speed, da dove viene il vento, la raffica del vento, qui sempre per quanto riguarda l'icona e la descrizione del tempo, queste sono la numerosità, poi c'è la percentuale di pioggia, l'UV index, percentuale di pioggia e la percentuale della neve. E questi sono gli alert. Praticamente prende gli alert del tempo, cioè gli ultimi annunci in fatto di tempo per quanto riguarda il vostro paese. Quindi qua ci sarà il nome dell'agenzia, il tipo di evento, la descrizione dell'evento, cioè cosa succede, il tempo di inizio dell'evento, il tempo di fine dell'evento e la descrizione dell'evento. Allora, per quanto riguarda gli alerts, io ne ho provati diversi e, come dice lo stesso sito di Open Weather, non è detto che le agenzie a cui Open Weather si appoggia rilascino questi dati a Open Weather. Quindi, per quanto riguarda l'Italia, a me non dà nessun dato, ho provato altri paesi, non dà nessun dato. Quindi cosa potete fare voi? Allora, se voi andate nella pagina degli alerts, appunto, c'è tutta la lista delle società divise per paese che offrono questo servizio. In fondo c'è scritto che se il servizio non dovesse essere disponibile per il vostro paese, potete mandare una mail a Open Weather Map. Poi aspettate la risposta e vedete cosa vi dicono. Seconda opzione che avete, vi create con il conchi un RSS feed. Quindi vi cercate un sito che offra gli alert del tempo in RSS feed e vi create il conchi come volete, con 1, 2, 3, 20 alert. Oppure, opzione numero 3, aspettate un po', perché sto preparando un alert che può essere ovviamente valido per tutti i paesi, e appena l'ho finito lo pubblico e vi dico come usarlo. Quindi quando aprirete il conchi voi vedrete di default gli weather alerts che da Open Weather, ovviamente rimarranno vuoti molto probabilmente, a meno che non ci sia qualche paese che li offre, e li potrete modificare successivamente quando ho finito il mio di alert. Questo è quanto. Poi qui inizia il settaggio dei percorsi dei file, li vedete fino a qui. Questa parte qui setta tutti i percorsi, quindi qui setterà il percorso, vedete che la home viene presa in automatico,
questo qui è il percorso per quanto riguarda gli errori che saranno creati appunto nel file -error.txt, che adesso vediamo. Allora, eccolo qui, vedete, questo è il file error. Infatti adesso non ci sono errori e vi dà ok. Poi c'è il file general, questo qui è il percorso del file generale, prende i dati generali, quindi eccolo qui. Infatti i dati generali sono latitudine, longitudine, time zone e time zone offset. Poi c'è il file current, che salva i dati per quanto riguarda oggi. Eccoli qui, vedete, c'è la data, il sunrise, alba e tramonto, temperatura, temperatura sentita, pressione, umidità, dew point, ve li ho detti prima praticamente. Poi, questo qui che riguarda i minuti, quindi i prossimi 60 minuti, che li salva in minuti. Eccoli qui, come li vedete, sono 120 righe, cioè 60 minuti, perché ogni minuto ha due righe, queste qua. Il tempo e la percentuale di precipitazione. Io questo qui praticamente non lo uso, chi lo volesse usare può modificarsi il programma come vuole. Poi c'è gli orari, ovvero le prossime 48 ore, che viene salvato in hourly. E vedete i blocchi praticamente della prima ora, vedete qui c'è un DT, il prossimo DT è qui, quindi il blocco è questo. Sono 19 righe per ogni ora. Infatti qui vedete sono le 8 e qui sono le 9. E ogni ora darà i dati che vi ho mostrato prima, temp, temp feel like, pressione, umidità, dew point e via dicendo. Se voi andate fino alla fine, vedete sono 912 righe che corrispondono praticamente a 48 ore. Poi c'è il daily, che salva in trattino daily, eccolo qui. Questo è il primo giorno, vedete che sarebbe 5 maggio, va bene, e questo è il secondo giorno. E il blocco qui è di 28 righe per ogni giornata, perché quelli sono i dati che fornisce l'applicazione. Poi qui è trattino flex, è il percorso per il file che riguarda le bandierine. Apriamo, vedete, qui crea il percorso, cioè scusate, qui crea l'istruzione che poi il cookie va a prendersi, ovvero carica l'immagine che trovi nella bla bla bla, nella flags, e che immagine carichi? La .it nel mio caso, e la posizioni con queste coordinate e con queste dimensioni. Infatti se vedete in alto a destra, vedete che il cookie mostra time zone Europe Rome e poi c'è la bandierina. Chi si occupa di gestire le bandierine? Ecco, se ne occupa GeoPy, come vi ho detto, che dovete installare. GeoPy praticamente prende le vostre coordinate, fa il lavoro che deve fare e poi vi sputa fuori un file, anche questo che viene salvato qui, lo vedete, GeoPy, lo apriamo e lo vedete, vi sputa fuori una serie di dati. Date le vostre latitudini e longitudini, vi sputa fuori, ovviamente questo può variare da paese a paese, comunque vi sputa fuori il vostro numero di casa più o meno, la vostra via, il nome della vostra zona, la città, la regione, lo stato, il codice postale. E quindi da questo, dal country code, vedete qui IT, voi riuscite a ricavare il vostro paese. E quindi andate a ricercare dentro la cartella flex il codice IT, perché ricordiamo che le flex sono rinominate in base all'abbreviazione del paese. Infatti se voi andate ad IT c'è l'Italia, quindi ritorniamo dove eravamo. Questo fa GeoPy, infatti eccolo qui, GeoPy, ve l'ho poi dimostrato, salva in trattino GeoPy tutto quello che riguarda i dati in base alla vostra latitudine e longitudine. Questo qui salva l'icona di Open Weather Map, però non è un file di sistema, è un file che crea, infatti non ha il trattino all'inizio, se vedete qui, è un file che crea direttamente il file Python per dirvi dove andare a mettere l'icona del tempo principale. Questo qui è il percorso, è l'istruzione per il compasso. Questo qui è il percorso per praticamente l'icona del tempo di oggi. Questo qui è il percorso per la seconda icona del tempo di oggi, nel caso sia disponibile, perché non è detto che lo sia. Poi questi qui sono i vari percorsi che riguardano la bussola, perché ovviamente in base al vento la bussola cambierà, quindi ci sarà da prendere la freccia della bussola, come vedete qui, la bussola corrente,
e le frecce, quelle, sia quelle trasparenti sia quelle che sono visualizzate nel caso appunto il vento sia zero. Poi questi qui sono i percorsi per quanto riguarda l'icona hot e cold. L'icona hot e cold praticamente è quella specie di termometro che vi apparirà tra la bussola e la temperatura, lo vedete qui a video dove c'è il mouse, in base alla temperatura che voi settate in questo file. Praticamente io ho settato che se la temperatura è maggiore di 38 gradi mi appare il termometro rosso che mi indica temperatura alta, mentre ho settato che se la temperatura è meno di 0 gradi mi apparirà il termometrino azzurro che mi indica appunto che c'è una temperatura forte, cioè sotto, nel mio caso 0 gradi. Comunque potete modificarla come volete. Questi qui sono i percorsi per il dew point, corrente orario e giornaliero. Questi sono file che crea il Python mentre fa le sue cose. E questi qui ovviamente sono la stessa cosa ma per l'UV index, sempre creati dal Python. Poi questo qui è il percorso per creare la sezione corrente, del tempo corrente. Questo qui è il percorso che salva nel file per creare la sezione oraria, praticamente le prossime 15 ore, cioè 5 ore da adesso, più 5, più 5. Questo qui invece è il percorso che serve per creare la sezione giornaliera, cioè i prossimi 6 giorni, 3 giorni nella prima riga, 3 giorni nella seconda riga. Questo qui, eccoli qui, questo qui è il percorso che prende gli alerts direttamente da OpenWeather. Infatti se vedete c'è il trattino, andiamo a vedere cosa prende. Non prende niente perché ovviamente in Italia il servizio non è disponibile, quindi not available. Ok, questo qui invece salva in alerts, è un crea praticamente il Python questo file per appunto gli alerts, ma nel caso, nel nostro caso non ci sono, quindi non appare nulla praticamente. E questo qui invece salva i dati della fase lunare che prende dal moongiant.com, dal sito moongiant.com. Ok, poi qui bisogna inserire, intanto c'è uno spazietto, salviamo. Allora, inserire l'angolo del vostro nord. Se voi avete visto il video che vi ho messo in descrizione riguardante il ConkyWeather la scorsa volta, voi sapete che dovete trovarvi il vostro nord rispetto al vostro monitor. Ovvero, quando voi siete seduti davanti al vostro monitor, facciamo finta che la posizione sia di fronte a voi sia 0. Dove si trova il vostro nord? Se per esempio si trova alla vostra destra, perfetta, il vostro nord è a 90 gradi, rispetto ovviamente al vostro monitor. Quindi qui inserirete dove c'è scritto MyID, qui evidenziato, scrivete 90. Nel mio caso, quando sono seduto di fronte al monitor, il mio nord si trova a circa 72 gradi sulla destra e quindi inserito 72 gradi. Questa qui è l'istruzione per prendere appunto l'errore che vi ho detto prima, nel caso ci siano problemi con l'account, prende l'errore che vi dà il sito e ve lo mostra direttamente sui conchi. E questa istruzione qui ovviamente la scrive sul file trattino error che vi ho mostrato prima. Ok, quindi per oggi è tutto, siamo arrivati fino a qui. Con il prossimo video cominciamo a vedere l'acquisizione dei dati che fa il conchi per quanto riguarda il tempo. Quindi noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!